punizioni e torture medievali. Il Medioevo è stato caratterizzato da sanguinolente, brutali e violente punizioni per i criminali. Dal furto all'omicidio, la legge non aveva regole fisse. Ma vediamo alcuni degli strumenti e metodi utilizzati per torturare e punire infliggendo dolore. L'agonia. L'agonia era una forma di umiliazione pubblica. Il prigioniero avrebbe posizionato collo e polsi nelle fessure di un asse di legno chiusa a cerniera che lo avrebbe immobilizzato in un luogo pubblico. I passanti poi avrebbero deriso il criminale, sputandogli addosso, gettandogli verdure marce o escrementi animali. C'era anche il pericolo che egli potesse essere ucciso dalla folla, se questa diventava troppo violenta, gettando pietre o mattoni. Viti schiaccia pollici. Questo arnese avrebbe provocato del dolore alla vittima, schiacciando i pollici con una vite metallica. Non appena le dita della vittima venivano lentamente pressate, si otteneva la confessione. La cremagliera. La cremagliera era una grande struttura rettangolare in legno con un rullo posto all'estremità. Il colpevole aveva le caviglie legate da una parte e i polsi dall'altra. Il boia girava una maniglia per allungare la vittima durante l'interrogatorio, provocando un dolore atroce generato dalla tensione degli arti. Più avanti andava il torturatore e più vi era la possibilità di slogare muscoli e legamenti e udire forti schiocchi. E se questo non serviva a ottenere la confessione, si proseguiva fino allo strappo degli arti. Supplizio della ruota. Qui la vittima aveva gli arti legati ai raggi della ruota e veniva fatta ruotare mentre il torturatore la colpiva con un martello di ferro, schiacciando braccia, gambe e spezzando le ossa. Le vittime venivano poi lasciate al sole in pasto ai corvi. Bruciati sul rogo. Una raccapricciante forma di esecuzione per bestemmiatori, ladri e streghe li avrebbe visti bruciati sul rogo. In genere i condannati morivano soffocati prima che le fiamme iniziassero a bruciare la carne. La sofferenza dei condannati poteva essere prolungata dal carnefice, abbassando l'intensità delle fiamme, provocando ferite e colpi di calore. La sedia di ferro. Questo strumento di tortura era ricoperto di punte acuminate sul dorso e sui braccioli, sulla quale la vittima veniva costretta a sedersi. Gli spuntoni penetravano la carne, provocando un dolore atroce. Il sangue fuoriusciva una volta che il torturato si alzava dalla sedia. Dai un'occhiata agli altri video e iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.